pochi passi dall'abitato di Coulogne, all'imbocco della Val Canzoi, un sentiero, di recente trasformato in una comoda strada forestale, conduce al Covolo delle Vane, il Covolo delle Anguane. Un luogo antico e misterioso che gli abitanti di Coulogne indicano essere la dimora di due vecchie donne che appaiono fuggevoli di tanto in tanto nel bosco. Guarda, la vedi là in fondo la luce? Ci aspetta. Ci dice che presto è Natale. Stiamo vicini e camminiamo. Abitiamo qui. Questa è la nostra chiesa. La chiesetta è dedicata a San Salvatore. La festa è il 3 di gennaio e è una chiesa molto antica. Le case, gli alberi. Non piove per ora, ma c'è un filo di nebbia. Di qua si va al Cogol delle Vane. È un posto magico. Il sentiero è segnato. Ci hanno messo delle figure di legno per indicare la via, che è nel bosco. Ora guarda e ascolta. Sbagliato, benissimo, 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 l'ho sbagliato, che bello. Cioè, in realtà tutto è partito dal discorso della natività. Da sentiero c'è questo covo delle Vane che si prestava molto bene, essendo una grotta naturale, a ospitare appunto una natività. Lungo questo sentiero, durante le festività natalizie, è stato realizzato un cammino d'arte visiva nel paesaggio della montagna più marginale. Si volevano poi mettere delle altre figure lungo il sentiero che fossero un po' di accompagnamento al visitatore, un po' riflettuto su che ruolo dovessero avere queste figure che il visitatore, il camminatore, incontrava lungo il percorso. E così ho avuto un po' l'intenzione, cioè l'idea di pensare che uno, mentre inizia un percorso, inteso anche come un percorso in senso lato, un percorso della vita, forse non ha gli obiettivi chiari, forse è preso sempre da mille problemi, da mille cose, per cui tante volte non si è pronti a riflettere, non si è pronti a ricevere dei messaggi. Ho fatto in modo che all'inizio del sentiero il visitatore incontrasse una figura disinteressata a quello che è il percorso e dipinta di nero. Nell'atto di camminare, l'uomo così ha modo di riflettere, di ascoltarsi un po', di osservare quello che succede, di incontrare delle cose che lo fanno riflettere. Si arriva poi verso la natività e di fronte alla natività appunto ci sarà questa figura che si risolleva completamente, che perde completamente il suo colore grigio e diventa bianca, diventa pronta quindi a ricevere invece il colore che sarà quello della natività. A un certo punto, appunto, vicino alla natività ci saranno dei gessetti colorati e si chiederà al camminatore di volerli prendere. Ci sarà così la possibilità, con questo gessetto, di poterli dipingere e quindi di trasmettere un po' l'idea che quando riceviamo colore siamo poi anche pronti a donarlo e ovviamente se doniamo colore, coloriamo la nostra vita. Vai in nebbia, vai dall'uscello, sfiora nell'acqua e porta con te le sue lacrime lucenti. Poi vola. Vola sugli abeti e fila tra gli aghi e la tua seta. Corri, nebbia, corri verso nord e porta con te le tristezze dell'uomo. Dopo, arrampicati, nebbia, arrampicati sul monte, lassù, svanisca con te ogni affanno. Ogni volta che ti sentirai smarrita, confusa, pensa agli alberi. Ricordati del loro modo di crescere. Ricordati che un albero con molta chioma e poche radici viene sradicato al primo colpo di vento, mentre in un albero con molte radici e poca chioma la linfa scorre a stento. Radici e chioma devono crescere in eguale misura. Devi
stare nelle cose e starci sopra. Solo così potrai offrire ombra e riparo. Solo così, alla stagione giusta, potrai coprirti di fiori e di frutti. E quando poi davanti a te si apriranno tante strade e non saprai quale prendere, non imboccarne una a caso. Assieme ti aspetta. Respira con la profondità fiduciosa con cui hai respirato il giorno in cui sei venuta al mondo. Senza farti distrarre da nulla, aspetta e aspetta ancora. Stai ferma, in silenzio, e ascolta il tuo cuore. Ecco delle vane, no? Era molto nomina. Perché ne contea i bocce a farne star buoni, che ne era ste due vecce brutte, nude, piene di pel, alte 2 metri, e sempre nude, e le, ave, le era così vecce e mal fatte che le aveva le tette così lunghe che perché non le intrighesse le buttava su per adrio a schiena. Ora con quella storia, boccia, guarda che c'hanno le vane, boccia, guarda che ti porti dentro le vane. Si stai anche un po' più buoni, come la storia del Mazzarol, eccetera. Dopo però è venuto fuori la... che un vecchio, gli raccontea, un vecchio che stava dove sotto, era lì a rompere dei ceppi, e le ha chiamato le due aiutarghe, e le si è acciappato con i dè dentro in mezzo, e lui le ha acciappato paura, le scampa. E dopo un anno è morta a paura, e lei è morta là, ciappata così. Bellissimo, bellissimo, una bellissima giornata, grazie, grazie. Beh, ma ancora...